sono Rosaria Perrella, lavoro come archeologa da circa 15 anni, sono specializzata in archeologia classica. Il progetto presso la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha previsto un'attività di monitoraggio dell'ufficio mostre per la redazione di un vademecum delle buone pratiche per l'organizzazione di una mostra. Ha focalizzato l'attenzione sul tema dell'organizzazione delle grandi mostre, in particolare all'estero. L'idea del progetto nasce da un aggiornamento della guida dell'organizzazione delle mostre applicato proprio qui all'interno del MAN. Abbiamo cercato insieme a Rosaria di stabilire delle procedure standard che partissero dall'organizzazione del progetto scientifico al tema del trasporto, degli allestimenti, delle assicurazioni. Fino al suo disallestimento e alle considerazioni da fare a mostra chiusa. Insomma, tutto quello che ruota intorno a una grande mostra internazionale, compreso l'aspetto promozionale. Le mostre devono comunicare, in primo luogo, e devono trasferire non solo concetti e contenuti di tipo scientifico, ma devono anche creare un'interazione con il visitatore. La particolare importanza del progetto coordinato da Rosaria Perrella è derivato dal fatto che attinge ad una esperienza reale di un museo. Non si tratta cioè di linee guida vergate a tavolino che confluiscono su uno dei tanti manuali teorici. Ripensare ad un kit per l'organizzazione delle mostre è un'azione che parte dalla volontà di poter mettere in campo tutte queste buone pratiche e quindi creare uno strumento di lavoro, che poi ogni professionista può adottare nel proprio museo o nella propria istituzione culturale.